Ciao Emilio, abbiamo appreso dai giornali che probabilmente ti arriverà una denuncia perché hai violato l'impenetrabile sistema di sicurezza del cantiere della Maddalena. Come hai fatto? Eri armato? Cioè, ma credo che fossi armato, sì, ma di un po' di ironia, di goliardia, perché io ne ero quasi sicuro che bastasse avere una macchina pulita o che loro riconoscono come la macchina del capitalista e le loro zone rosse, i loro checkpoint, cioè svaniscono nel nulla. Ma oltretutto io credevo che fosse un cantiere, cioè oltretutto, invece ho visto solo militari e ho detto ma che caspita è una caserma, forse ho sbagliato, perché io ero convintissimo di poter passare, ma non forzando, perché a me mi hanno aperto le porte solo perché ho visto una macchina, cioè pulita e di un certo livello, dove io non ero travisato, ma magari ero un po' più pulito del solito e avevo degli occhialini da riposo, no? E allora mi avranno scambiato per l'ingegnere. Cioè, per cui io presumo che se un reato c'è stato, me la giocherei così sul un eccesso di velocità, perché magari lì se andrai 10 all'ora io andavo a 12. Che caspita ne sopri, io non ho forzato, cioè mi sono ricevuto i saluti militari perché passava una celebrità, cioè una, non una celebrità, cioè passava una persona, tanti pezzi grossi. Sì, un ingegnere, una cosa, come se basta avere una cravatta e la macchina pulita per essere persone etiche e persone morali, no? Quando noi sappiamo che gli ingegneri, gli Stefani Pepperotti, cioè gli Incalza, sono esimi ingegneri e architetti che affari si stanno fottendo il futuro di questo paese, cioè allorché io ho violato la zona rossa, ho violato il loro checkpoint, ma mi hanno aperto e facendomi il saluto militare, e quando mi hanno riconosciuto la cosa che mi hanno detto è ma cosa ci fa lei qua dentro? Ho detto mi avete aperto e mi sono fatto una panoramica in via dell'Avanà, no? Non è... Questo se è reato, boh, davanti a un giudice lo stabiliremo, però in quel caso lì mi devono dire i loro capiposto, sottoposti, la loro militarizzazione a cosa serve, perché io potevo anche essere un terrorista, e per cui se è questa la loro capacità siamo rovinati.